Beh, la prima soluzione sembra che sia la sospensione temporanea dell'attività, diciamo che dopo il turno del 29 di fine mese ci dovrebbe essere uno stop di un mese per riprendere poi a gennaio, in modo che si spera di avere un po' di normalità. Magari in questo mese di stop si possano giocare i recuperi per far sì che le classifiche tornino in pari, e poi da gennaio si spera di poter riprendere l'attività normale. Questa penso che sia il primo piano B, cioè il piano B. Poi ci sarà eventualmente anche un piano C o un piano D se la situazione dovesse peggiorare. È chiaro che il campionato, insomma, al momento appare compromesso, falsato. In settimana le squadre non riescono a preparare a dovere le partite, ti ritrovi magari alla vigilia con due o tre giocatori fermati e hai preparato la partita in un certo modo, e quindi gli allenatori devono inventarsi le formazioni. Quindi sono delle partite, è un campionato raffazzonato, e giustamente si cerca di giocare e di andare avanti, però non è più una cosa seria. C'è la possibilità di fermarsi un mese per fare almeno i recuperi e rimettersi in pari, e quindi penso che venga adottata questa soluzione. Servono due interventi, uno da parte del governo per gli ammortizzatori sociali comunque, e l'altro anche da parte un po' della federazione, perché si abbandona sempre un po' la Lega Pro e i dilettanti a loro stessi. No, non è che la federazione abbandoni, diciamo che la federazione cerca di trovare una soluzione univoca e utile per tutti, poi ogni lega invece ragiona un po' di testa sua, e anche per una questione di, sono questioni politiche, battaglie politiche che si cerca di fare, però diciamo che sono tutte operazioni tese ad aiutare le società. E quindi ieri l'apertura del ministro Pappatuanelli, che ha detto che ci saranno dei ristori anche per la Lega Pro e per quelle altre leghe di altri sport tipo basket e pallavolo che ne hanno fatto richiesta, ecco che il governo si ha dato questa apertura per aiutare le società che in questi momenti sono veramente in grande difficoltà.